Noi diretta con Focus TG, 1981, il sequestro, l'uccisione del dirigente del petrochimico di Marghera, il dottor Giuseppe Tagliercio, una vicenda spaventosa, un sequestro durato 46 giorni e poi l'uccisione dopo una lunga prigionia del dirigente e l'abbandono del corpo davanti a un capannone dei lavoratori e dei sindacati. In diretta con noi c'è Mario Chiavalin, che saluto. Chiavalin, grazie, buongiorno. Buongiorno direttore. Grazie molte. Guardi, io le faccio i complimenti perché credo che sia giustissimo ricordare uno dei peggiori delitti del terrorismo rosso, delle brigate rosse, che peraltro è avvenuto, il sequestro è avvenuto a Mestre, e poi il calvario di quest'uomo a Tarcento, era stato portato in un casolare, infine l'uccisione, un fatto barbaro. Che è giusto ricostruire e ricordare. Io intanto manderei il trailer e poi ovviamente ne parliamo. Io sono sicuro di essere nel giusto. Sono convinto di aver lavorato per il bene dei dipendenti. Ho parlato la loro lingua. Ho mostrato la mia vicinanza. Io ho chiesto di prendere nuovi provvedimenti. E poi la mia famiglia ha le spalle larghe. Sei davvero convinto che le vostre idee attecchiscano? Per il prigioniero politico Mario Moretti, per gli operai, per il comunismo, per il comunismo! Che le masse capiscano il vostro linguaggio fatto di violenza. Noi stiamo a fare la rivoluzione, lo capisci o no? Non trattiamo quei capitalisti, noi imponiamo la giustizia. Allora, questo era il trailer. Chiavalin, perché ha deciso di così ricordare questa terribile vicenda? Ma allora, devo dire che questo è un tarlo che ho da tanti anni, perché tanto che questo film l'ho dedicato in primis a padre Francesco Ruffato, un frate del santo con cui abbiamo fatto il Tagliercio in opera teatrale nel 2007. E da lì ho voluto un po' anche sposare la sua causa, perché questo uomo che è stato ucciso dalle Brigate Rosse è stato ucciso in un momento storico particolare, perché il maggio 1981, anzi vi dirò, il 21 maggio 1981 è uscito la lista della P2. Quindi le istituzioni praticamente erano quasi annullate, quindi la maggior parte dei vertici della polizia, dei carabinieri, eccetera, avevano il problema di come salvarsi in sostanza, e quindi non c'è stato un'indagine approfondita immediatamente. Inoltre c'è stato l'attentato al Papa, e quindi l'attenzione del pubblico era quasi totalmente per il Papa. Quindi quest'uomo che, tra l'altro, è stata una chiave di volta, perché dopo questo sequestro e omicidio le Brigate Rosse hanno cominciato il declino, perché gli stessi rapitori del Tagliercio sono i rapitori di Dozier. Dozier, come si sa, sono stati catturati tutti, Savasta, che era il capo, è diventato un pentito, e vennero arrestate oltre 900 persone. Cioè, è stata praticamente la fine degli anni di piombo, quindi lui è stato un po' lo spartiacque che ha portato a questo. Il delitto perduto. Antonio Savasta, uno dei più feroci esponenti della versione rossa, delle Brigate Rosse, che aveva tenuto sotto una tenda, la stessa sotto cui poi fu ritrovato il generale Dozier, perché Savasta aveva partecipato anche al sequestro del generale Dozier, poi liberato a Padova. Savasta, che vediamo in questo spezzone, diciamo, quello che era stato il primo incontro tra i brigatisti, ovviamente nella realtà, nella finzione cinematografica. Vediamo. Bene, ci sentiamo dopo.
Arrivoci. Compagni. Buongiorno. 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 Compagno. Buongiorno. Scrivete questo sul cartello. Ci serve la cosa. Va bene. Tutto bene col prigioniero? Sì. Sì, sì, tutto bene. Per una buona sigaretta? Sì, fai, fai. Fai. Allora, probabilmente sapete già come funzionano le cose, ma reperite a Juan. Da questo momento in poi non voglio più sentire i vostri veri nomi, né col prigioniero né in altri momenti. Non esistono cene o intervalli. Io sarò sempre Emilio per voi, intesi? Sì. Sì. I vostri nomi? Daniele. Andrea. Lucia. Bene, da questo momento in poi faccio... Eccomi. Dovevo andare in bagno. Se arriva un controllo non puoi essere così lento. È meglio un culo sporco in libertà che un paio di chiappe pulite in galera. Come ti chiami? Ermanno. Come? Giorgio. Ah, Emilio. Avete già brindato? No. C'è il vino? Dialo. Do una mano. Oltre a Marcello qualcuno ha parlato col prigioniero? No. Perfetto. Non prendete iniziative personali. Grazie. Come siamo messi con le provviste? Bene, abbiamo un buon carico. I nastri? Tutti pronti. Mi raccomando, se arriva qualcuno, te comportate come una normalissima donna di casa. Sì, chiaro. Grazie. Grazie. Bello il drappo, hai fatto tu? Sì, sì, sta finendo adesso. Attento. Per il prigioniero politico Mario Moretti. Per gli operai. Per il comunismo. Per il comunismo. Per il comunismo. Il delirio di quegli anni insanguinati, tra l'altro c'erano in azione anche terroristi di destra come Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, poi accusati della strage di Bologna, che avevano ucciso a Padova due agenti di polizia, ma poi le Brigate Rosse avevano già colpito un altro dirigente del petrochimico, Sergio Gori, avevano ucciso il commissario albanese, quindi erano anni terribili. Anni terribili, Chiavalin. Qual era poi il vero obiettivo di questo comando col sequestro Taliercio? Qual era poi alla fine? Ma allora, intanto voglio precisare che sarà presente la famiglia quando facciamo la prima del film di Taliercio. Sarà presente la figlia di Gori, che è l'altro dirigente ucciso. Lo scopo era quello di... è stato un po' il passaggio e la prova che anche le Brigate Rosse mettevano le bombe e uccidevano, perché fino a quel momento lì non c'era testimonianza alcuna. Devo dire che fare questa cosa mi ha portato a conoscenza poi di tutta una serie di fatti, di persone. Presenti ci saranno i Nox che hanno liberato Bosier, ci sarà la famiglia di Gori, ci sarà la famiglia Taliercio e soprattutto la cosa che io ci tengo a precisare e a far presente, il motivo per cui noi abbiamo fatto la prima del film, organizzato la film in Piazza Ferretto, è perché Piazza Ferretto il 7 luglio 1981 è diventato un punto di ritrovo, possiamo dire di pace, nel senso che si sono uniti i lavoratori, si sono uniti i dirigenti, tutti i partiti politici, tutti contro la violenza. Ok, quindi è stato un momento, non so se il direttore lei ha visto le foto che io le ho mandato, che sono le foto originali, che tra l'altro la fortuna ha voluto che io ho conosciuto e ho avuto modo di confrontarmi con il fotografo dei sindacati, quello che seguiva proprio gli eventi in quegli anni. E già dalle foto si capisce come tutti fossero uniti, perché Taliercio fondamentalmente era sì un dirigente, però era uno che si batteva anche per i lavoratori, ok? E uno che ha cercato di migliorare le cose in una situazione che in quegli anni in realtà era estremamente difficile per gli operai, perché c'erano addirittura accessi diversi, gli operai entravano da una parte, i dirigenti da un'altra, cioè i centri sociali erano altamente divisi.
Diciamo che gli anni 80 sono stati poi il frutto degli anni 60. Come diceva Gerardo Colombo nell'altro documentario, non so, che io ho fatto sulla massoneria, noi siamo diventati da sudditi a cittadini e con la strategia della tensione siamo tornati sudditi. Grazie. Chiavalin, è stata una vicenda straziante per tante famiglie, pensiamo alla famiglia di Aldo Moro, ma questa storia della famiglia Tagliercio è davvero dolorosissima, perché pensate che erano a pranzo, c'erano due dei quattro figli di Tagliercio, la moglie, improvvisamente bussano alla porta, entrano quattro uomini, uno vestito da finanziere con la scusa di che doveva mostrare dei documenti, l'hanno chiuso in una cassa e l'hanno portato via. E lì è iniziato il dramma di questa famiglia. Tra l'altro due dei terroristi si erano anche fermati a casa, si erano anche fatti una pasta, no? Per tenere comunque sotto controllo i familiari. Vediamo lo spezzone che riguarda proprio il sequestro. Che cazzo? Vai. Aspetta. Che cazzo pesa sto porco? Pensa anche di più di un porco. Poi sotto quella tenda Tagliercio fu interrogato, pestato, torturato, perché era un uomo di grande coraggio, di grande forza, si rifiutava di rispondere alle domande dei brigatisti che infierivano sul suo corpo. La famiglia, dicevamo, vediamo un altro brano del film che riguarda i parenti. Mamma, dimmi qualcosa. Hai ragione. Basta, cosa fai? Basta, a tavola. Non un giorno fa. Dovrai confessare tutto. Io o lui? Non lui. Ah, ecco. Spero abbia il pomeriggio libero. Però voglio dire una cosa, Beh, intanto, brava, complimenti. Però io richiamerei l'attenzione. Posso fare una domanda ai ragazzi? Prego. Allora, per alzata di mano, a chi è piaciuta questa cenetta? Sì. Grazie per l'entusiasmo, eh. Vabbè, era buona. Era buona. Tutti, unanimità, sei contenta? Adesso viene il bello però. Sempre per alzata di mano. Ah, vabbè, sì. Guarda. Già ho capito. Guarda. Che cosa? Chi pensa che siano più buoni i miei ravioli con il pesce? Sì. Vabbè, i ravioli non si battono. Vedi? Ah, è la democrazia. È la democrazia, e allora da domani ravioli tutti i giorni. No, ma dai. No. La democrazia, se è così. Ma dai. No, adesso qua non si torna indietro. Posso cambiare? Sì, anch'io allora. Ma siete di volta cabana. I voti sono già stati registrati e quindi ravioli. No. Dai, mamma. Non solo papà, io mi farei aiutare, per esempio, da Veda, se va bene. Grazie. Dai, Sabina. Sei contenta? Ravioli. È deciso, eh? È deciso. Non si torna indietro allora, eh? Il marito è un padre molto, molto affettuoso, che non perdeva occasione per stare insieme alla moglie,
ai suoi figli, che ha fatto una fine atroce. Chiavalin, come si sono comportati i dirigenti della Montedison in quel periodo? Allora, in quel periodo, vabbè, diciamo che i dirigenti della Montedison di basso livello non avevano nessun peso, se parliamo dell'epoca, ok? Posso dirle come si sono comportati i dirigenti adesso. Abbiamo avuto il massimo della collaborazione da parte di tutti i livelli dirigenziali, abbiamo potuto girare dentro il petrolchimico, dove, come lei immagina, ci sono tantissimi problemi di sicurezza, e abbiamo avuto da parte di tutti i colleghi storici e anche i successivi, che l'hanno sentito nominare e non l'hanno mai riconosciuto, una disponibilità e una voglia di mettere in luce queste cose che io non ho mai trovato in altre situazioni, insomma. Quindi è stato veramente emozionante, e soprattutto la famiglia che ha vissuto questa situazione. E io naturalmente ho fatto vedere il film prima a loro in maniera riservata, per avere anche una loro critica, un loro punto di vista, ed è stato per me e per la famiglia straziante proprio il momento della consegna della chiavetta, quando io gli ho dato la chiavetta perché vedessero quello che era successo. Il figlio Cesare mi ha confidato che lui è 40 anni che molte notti sogna e pensa o immagina quello che poteva essere stata la prigionia di suo padre. Il fatto poi di avergliela fatta vedere in un film è stata veramente una forte emozione per lui, e soprattutto anche per me, perché io l'ho vissuto quando gliel'ho data, mi ha trasmesso faccio anche fatica a esprimere il sentimento che ho avuto, ma io ogni volta che penso a questa scena mi viene da piangere, mi viene l'angoscia, la tristezza per capire come l'ha vissuta. Non stento a crederlo, Chiavalin. Nel cast ci sono anche due colleghi giornalisti, Gianluca Versace e Barry Mason, che interpretano la parte di due dei dirigenti della Montedison. Vediamo i dirigenti di Montedison. Dobbiamo mettere in chiaro, nel modo più netto possibile e senza margini di equivoco o di fraintendimento, che noi non rispondiamo e non risponderemo di azioni che vanno al di là dei compiti e delle funzioni dirigenziali. Mi sono spiegato? Che poi è come stanno le cose. Il comitato non può fare nulla di realmente concreto. Ce ne stiamo lavando le mani, insomma. Stiamo solo spiegando che determinate scelte non competono alla dirigenza di questo stabilimento. Stanno riversando tutto sull'ingegner Taliercio. Stanno facendo convergere su di lui tutte le responsabilità. Si aspettano una presa di posizione, una missione di colpa magari. Una missione che non può venire da noi. Scriviamo nero su bianco che Giuseppe Taliercio non aveva un reale potere sulla situazione in fabbrica. Ma noi diremo le cose come stanno, né più né meno. E cioè che i dirigenti di questo stabilimento vengono ritenuti, a torto, responsabili e colpevoli di azioni e di situazioni che derivano da scelte esterne alla funzione dirigenziale, insomma totalmente al di fuori dei nostri compiti, e che sono quindi conseguenze di scelte di natura imprenditoriale o addirittura politica. Se vogliono un nemico, se cercano un capro espiatorio comodo da additare, è altrove che devono cercare. Chiaro il concetto? Nel frattempo però loro hanno una vittima tra le mani. Avrete riconosciuto senz'altro Gianluca Versace, conduttore di Canale Italia, e Barry Mason, altro giornalista di cronista di stoffa. Ecco. Allora, Chiavalina, andiamo in pubblicità e poi torniamo su. Poteva dare una parte anche a me, però, devo dire, visto che... No, in realtà ci sono anche altri due giornalisti poi... Vabbè, poi ne parliamo. Allora, a tra poco, state con noi. Thank you.
docufilm del regista Mario Chiavalin sulla sequestro e l'uccisione di Giuseppe Tagliercio, al quale i brigatisti rossi scattarono una foto che tutti i giornali ovviamente pubblicarono. Vediamo. Attaccare il disegno controrivoluzionario del capitalismo multinazionale nel suo cuore, la fabbrica. Sviluppare la lotta armata nel cuore della produzione, costruendo a partire dalla fabbrica il Partito Comunista Combattente e gli organismi di massa rivoluzionari. Disarticolare il complesso meccanismo di controllo e di comando che attraversa il cuore della fabbrica fino al mercato del lavoro. Sviluppare nuove forme di lotta, atte a bloccare in ogni momento il flusso della produzione. Sabotaggio scientifico organizzato, atto a mettere fuori gioco l'apparato sindacale revisionista. Contro i licenziamenti, contro la cassa integrazione, contro l'aumento dello sfruttamento. Sviluppare l'offensiva operaia, lavorare tutti per lavorare meno. Lavorare meno e per finalità diverse, per il comunismo. Sorridi, maiale. Deliranti messaggi dei terroristi che mandavano le foto per dimostrare che l'ostaggio era ancora vivo, ma per minacciare, intimidire la politica. 46 giorni di prigionia e poi la morte di Tagliercio, che fu abbandonato davanti a un capannone, quello verde a Marghera. C'è un cippo che ricorda ancora il luogo in cui fu abbandonato il corpo di Tagliercio. Chiavalin. Sì, fu lasciato dentro una 128 nel bagagliaio e ogni anno viene commemorato, anche perché Tagliercio è una figura importante su Venezia, tanto più che hanno dedicato anche il palazzetto a Tagliercio, e la maggior parte dei giovani conoscono Tagliercio per il palazzetto ma non per chi fosse realmente. Quindi parlandone anche con l'assessore al Comune di Venezia, ha detto che sarebbe utile poi far circolare e far vedere questo film anche nelle scuole, perché la storia, soprattutto la storia degli anni successivi al dopoguerra, è una storia che pochi conoscono. Cioè, una storia che ci fa capire anche quello che sta succedendo ora. Senta Chiavalin, proprio abbiamo ancora un minuto, ma i suoi aguzzini, se non ricordo male, poi mi pare che siano tornati in libertà, se non ricordo male. Sì, qualcuno è morto, qualcuno è scappato, non è stato preso, e Savasta è in libertà, mi sembra. Quindi non ho avuto modo di rintracciarlo, anche perché il nostro pensiero era soprattutto alle vittime più che ai carnefici. Quindi per noi era importante, e soprattutto la cosa più importante, il motivo per cui facciamo la prima al Candiani a Mestre e non a Milano, a Roma, dove abitualmente facciamo le prime dei film, è proprio perché abbiamo creato una sorta di nuovo incontro fra tutte le parti politiche, fra i sindacati, fra i lavoratori, e abbiamo avuto un'adesione incredibile. Pensi, direttore, che non abbiamo ancora mandato via gli inviti e abbiamo 300 conferme, e quasi tutte persone di spessore, in sostanza. Certo. Quindi sindacalisti, assessori. Ricordiamo il giorno e l'ora della prima al Candiani di Mestre. Il 13 novembre alle 21:15, che presumo ci sarà anche il sindaco e le autorità proprio, quindi sarà anche una sorta di evento di commemorazione, anche se io ho voluto nella presentazione dire non commemoriamo ma ricordiamo Giuseppe Tagliercio, in accordo con la famiglia. Grazie Chiavalin, vedremo di esserci anche noi il 13 novembre, certamente per rendere omaggio ad un uomo coraggioso che non si è piegato ai suoi carcerieri. L'avete visto anche dall'espressione che aveva nella foto, un'espressione che non dava adito a nessun sospetto. Lui è morto perché non ha voluto riconoscere colpe, in sostanza, quindi lui non si è piegato alla... Esatto. Stava facesse dei nomi o dasse le colpe a qualcuno, e lui
probabilmente si sarebbe salvato, ma lui fino all'ultimo è stato fermo sulla sua posizione. Ed è una delle cose importanti, perché questo carattere ce l'ha descritto bene il figlio, e noi abbiamo, tra l'altro, una cosa che voglio dire, direttore, negli atti processuali, vedo che lei li ha letti, perché ha detto che si sono fatti la pasta asciutta, no? In realtà non è vero, hanno mangiato quella che c'era, perché non hanno avuto nemmeno il tempo di farla, perché è stata talmente veloce, e questo ce l'ha raccontato la famiglia, i prigionieri, quelli che hanno vissuto. Quindi anche i terroristi durante il processo non hanno raccontato tutta la verità, in sostanza. Certo, sì, che poi l'abbiano preparata loro o che fosse già pronta, cambia poco, diciamo, cioè, per dire l'assenza totale di scrupoli e di sensibilità per coloro che avevano assistito al sequestro, certo, del loro marito. Era un particolare che sì. Proprio negli atti c'è proprio scritto, hanno raccontato che loro si sono fatti la pasta, sì, proprio sì, come per essere, certo, degli strafottenti, di dire, certo, ci siamo fatti pure la pasta, sì, non sì, è così, sì, certo, in certo, sostanza, quindi... Va bene, Chiavalin, grazie e complimenti, perché è giusto ricordare e non dimenticare Giuseppe Taglierci e tutte le vittime del terrorismo. Grazie, buona giornata, grazie Chiavalin, grazie ai nostri registi Mattia Pizzaia e Andrea Basso. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Grazie.